Prima di tutto, qualche aggiunta su quelli che sono gli ausili al disegno. Un avvertimento importante, perché questo poi vi comporta, se ve lo portate dietro rischiate poi di appesantire il disegno, non riuscite a capire che cosa succede e altro. C'è un ausilio al disegno che non è che si attiva facilmente, però si può attivare, e questo è il primo: deduzioni vincoli. In AutoCAD, non so chi lo sa, c'è la possibilità di vincolare geometricamente più entità tra loro, quindi impostare dei vincoli ad esempio di perpendicolarità e avere come esempio, se io prendo una linea e un'altra linea è stata impostata perpendicolare a quest'altra, quando ne giro una l'altra la segue. Questa cosa è comoda, solo che quando io attivo questo ausilio al disegno i vincoli vengono generati in automatico, quindi rischiate che vi fate un disegno molto complesso, non vi accorgete che sono stati generati i vincoli, andate a spostare qualche entità e succede il casino. In più sono molto pesanti, quindi è difficile da gestire. Li vedremo, però la cosa che mi interessa soprattutto nelle prime esercitazioni è che questo deduzione vincoli sia spento. Altra cosa che non vi ho detto l'altra volta è questo quest'altro ausilio al disegno, puntamento snap ad oggetto. Questo ausilio è utilissimo se però utilizzato con un'accortezza. E l'accortezza è questa qui. Allora, questo puntamento snap ad oggetto è molto utile perché quando io ad esempio ho due oggetti, voglio spostare questo e lo voglio spostare in maniera tale da allinearmi con questo spigoletto qui, con le vecchie versioni di AutoCAD io, se mi volevo allineare, che dovevo fare? Dovevo tirare una linea, dovevo trovare l'incrocio e poi spostare l'oggetto con quell'incrocio. Questo puntamento, questo ausilio, puntamento snap ad oggetto, è utile perché vi consente di non disegnare le linee di costruzione. Funziona in questa maniera: quando è attivo, ed è attivo anche il polare, io prendo l'oggetto con i grip, posso anche prendere il comando sposta, ma con i grip faccio prima, prendo un grip. Sì? Se io voglio spostare questa cosa, seleziono l'oggetto, prendo il grip, ci clicco sopra, premo una volta spazio in maniera tale che con lo spazio premuto una volta vado in modalità sposta. Poi che cosa faccio? Per utilizzare questo punto come punto di allineamento, mi posiziono qui sopra, aspetto un pochino e AutoCAD che fa? Prende quel punto come punto di allineamento. Se vedete, mi aggancia a quel punto sulle orizzontali. E quindi io con facilità riesco a spostare in maniera allineata questo elemento. Tutto ciò è molto bello fin quando gli elementi sono due semplici rettangoli. Il problema è la confusione comincia a esserci quando nel disegno ci sono molte più entità. Perché? Perché questo puntamento snap ad oggetto si attiva con il fatto che se io mi posiziono un po', mi fermo un po' sopra agli elementi, lui acquisisce come punto di allineamento quel punto. Quindi che succede? Io, tanto bello, felice e contento, inizio a spostarmi questo oggetto, mi fermo un po' su tutti i punti qui, un po' in giro, perché sto pensando a cosa fare, e se vedete AutoCAD comincia a presentarmi una serie di allineamenti, di estensioni, cioè io non riesco più a posizionare bene il mio elemento perché AutoCAD ha preso troppi punti come punti di riferimento per l'allineamento. E quindi come faccio a decidere io qual è il punto che voglio senza attivarlo con la sovraimpressione? Il modo è quello di andare su strumenti, opzioni, come al solito, tab disegno. Nella tab disegno c'è una finestrella chiamata acquisizione punto di allineamento, che di default è impostata su automatica. Io, una tra le varie cose che faccio quando installo AutoCAD, passo questa automatica a tasto maiusc per acquisire.
quando io passo, cambio questa opzione, cosa succede? Che quando a me serve un punto e voglio prendere un punto come allineamento, ad esempio questo, io mi posiziono sopra, premo maiusc e rilascio, e con premendo maiusc e rilasciando io ho preso quel punto come punto di allineamento. Quindi anche se se voglio utilizzare più punti di allineamento, ad esempio voglio spostare questo qui nell'intersezione tra questo vertice qui e questo vertice qui, io come faccio? Mi prendo l'oggetto, mi metto in posizione esposta, vado sul primo vertice e premo maiusc, vado sul secondo vertice e premo maiusc, e a questo punto ho preso solamente i due punti che mi servivano e io riesco tranquillamente a prendere l'incrocio senza attivarli quando non serve. In più può essere utile questa cosa in unione all'OSNAP chiamato estensione, ma se vedete che fa casino disabilitatelo subito, perché estensione cosa fa? Mettiamo il caso io volessi spostare questo oggetto sull'estensione di questa linea, io che faccio? Mi prendo questo punto, premo maiusc e AutoCAD mi prende in automatico questa linea come estensione, quindi mi aggancia anche sull'estensione di quella linea. Questa cosa io la posso fare solo se ho attivato lo snap estensione più il puntamento snap ad oggetto. Quindi il modo consigliato per lavorare o snap attivi, quelli che vi dissi l'altra volta, puntamento polare e con questa accortezza il puntamento snap ad oggetto, e dovremmo stare un po' più tranquilli e lavorare abbastanza bene. Quando si va a modellare bisogna trovare l'origine e posizionarsi vicino all'origine. Il modo più veloce per posizionarsi vicino all'origine qual è? Chiamarsi il comando linea, il comando cerchio, un qualsiasi comando che disegna. Quando AutoCAD chiede di specificare un punto, io che faccio? Scrivo 0,0, do invio e mi ritrovo sull'origine, cioè parte dal punto 0,0 dell'origine del mio disegno. Questo è per quanto riguarda le coordinate assolute, cioè io quando AutoCAD mi chiede un punto e scrivo 4,7, AutoCAD mi prende il punto 4,7 assoluto rispetto all'origine del disegno. Questo non avviene però quando è attivo il l'input dinamico. Quando è attivo l'input dinamico, che cosa succede? Se io faccio il comando linea e lui mi chiede un punto e io scrivo 4,5, il 4,5 si riferisce non alle coordinate assolute ma all'ultimo punto, sono coordinate relative. Quando io sono con l'input dinamico, per dare coordinate assolute devo anteporre il cancelletto. Col cancelletto posso inserire con l'input dinamico le coordinate assolute. Abbiamo visto l'altra volta che la polilinea per definizione è un insieme di tante linee, cioè per AutoCAD questo la polilinea è un insieme di tanti segmenti che lui vede come uniti. Voglio precisare questa definizione perché per AutoCAD una polilinea è un insieme di linee o archi, non per forza o linee o archi, ma può essere anche mista, i segmenti possono essere sia linee che archi. Se ci fate caso, quando io chiamo il comando polilinea e parto da un punto, io qui sotto ho a disposizione una, adesso mi qui sotto io ho una serie di parametri. Se vedete, il primo è arco, cioè io, tanto bello, qua mi disegno la spezzata, a un certo punto se scrivo A per arco, avviene la magia, io posso cominciare a disegnare un misto di linee e archi. Poi, se ci ripenso e voglio tornare di nuovo a inserire delle linee, vedo qui LI, scrivo LI, do invio e continuo a disegnare una spezzata. Poi voglio chiudere il mio poligono iniziato da una determinata parte, guardo, vado a vedere, c'ho CH che chiudi, scrivo CH e do invio e magicamente questa è una polilinea
composta da linee d'archi. Definizione stretta di polilinea: la polilinea ammette segmenti di curve di grado, allora AutoCAD è un programma vettoriale, quindi per lui quello che disegniamo sono equazioni vettoriali. Per lui la linea è una curva di primo grado, penso che siate tutti abbastanza pratici di questa cosa. I cerchi sono curve di secondo grado, la polilinea non ammette curve di terzo grado, non ammette spline. Io non posso unire in polilinea segmenti di linea, di arco e di spiline. Le spiline sono un qualcosa a parte. Quindi quando io trovo una polilinea, oppure quando mi trovo a dover esportare o a importare da AutoCAD verso AutoCAD degli elementi che non sono composti da linee archi, ma vengono, che ne so, da Illustrator, o vengono da 3D Studio, o vengono da Rhinoceros, quando trovo l'opzione converti in polilinea, io mi devo aspettare che la curva non sarà più una spiline, ma sarà o una spezzata fatta da tante piccole lineette o una curva con gli archi. Come faccio a capire quando seleziono io adesso ho un segmento, disegno qui un segmento normale e disegno invece un segmento di polilinea. Come faccio a capire questi segmenti, quando è una linea e quando è una polilinea? In AutoCAD 2011 la linea ha un grip nel mezzo quadrato, mentre la polilinea ha un grip che non è quadrato ma è strecciato, è più schiacciato. Come faccio quando io ad esempio ho una serie di linee normali, poi ho una serie di archi tutti staccati tra loro, quindi in questo caso io attualmente ho degli elementi che sono singoli, sono delle entità singole. Vorrei convertire questa cosa in polilinea. Vediamo prima il metodo difficile, tra parentesi, tra virgolette, e poi il metodo semplice. Il metodo difficile è quello di tirar fuori dei comandi che si chiamano, che stanno nella toolbar modifica 2, la vendetta, e per tirar fuori in AutoCAD delle nuove toolbar io devo andare a posizionarmi su una delle toolbar, cliccare col destro e nella toolbar che mi compare qui a disposizione devo andarmi a scegliere modifica 2, proprio 2 col numero, come se fosse un film di Rambo. Qui dentro, tasto destro ovunque sulla toolbar, e poi nella lista che ti compare trovi modifica 2. Una volta che ci clicchi, nella lista compaiono le toolbar con una V, le toolbar già attive. Quando non c'è una V significa che la toolbar è nascosta. Può anche darsi che se cliccate in una parte vuota del vostro schermo non vi compaia il menu delle toolbar, ma vi compaia prima AutoCAD ed Express. Quello che il modifica 2 lo trovate in AutoCAD. In modifica 2 ci sono dei comandi che vedremo oggi. Quello che ci interessa adesso è questo qui, edita polilinea. Edita polilinea che cosa fa? Prima di tutto chiede di selezionare una polilinea, però guardate che succede, guardate bene. Io sono abituato, ci siamo abituati in AutoCAD, anche i nuovi, che quando clicco a vuoto da qualche parte trovo la finestra di selezione, cioè mi si trasforma in finestra di selezione. In questo caso invece clicco a vuoto ma non succede nulla. Perché? Perché l'edita polilinea chiede una sola polilinea, cioè ammette come selezione una sola polilinea. Clicco a caso uno dei tre, la prima cosa che mi chiede qui sotto è: vedi che no, quello che hai selezionato non è una polilinea, e lo sapevo. La vuoi trasformare in polilinea? Gli do S invio. Una volta gli ho detto ok, trasformamela in polilinea, io ho a disposizione una serie di comandi, tra i quali unisci. Do la U di unisci. A questo punto AutoCAD mi chiede di selezionare gli altri segmenti che voglio unire alla polilinea iniziale. Seleziono i segmenti, confermo con invio,
devo confermare un'altra volta con invio, perché altrimenti non esco dal comando. E se tutto è andato come doveva andare e se tutti i segmenti si toccano, questo oggetto è stato trasformato in polilinea. E questo è il metodo difficile, dimmi. Perché se io ad esempio ho ad esempio una serie di cerchi e voglio crearmi una polilinea che costituisce, composta da questi tre archetti di cerchio, quindi dall'incrocio di questi cerchi qui, io dovrei o tagliarmi tutte le cose, mo ci manca solamente che si chiude AutoCAD, poi stiamo a posto. Io dovrei o tagliarmi tutto, prendere queste e passare per la trafila di edita polilinea, selezione, confermi, unisci o altro, oppure c'è un comando che sta nel menu disegna e non ha icona, che si chiama contorno. Il comando contorno come funziona? Allora, io ero in questa situazione qua con i miei tre cerchi, voglio crearmi la polilinea che è il risultato di questa cosa qui. Vado su disegno, contorno, compare una finestrella dove il primo pulsante è scegli punti e come tipo di oggetto polilinea. Vedo che posso anche creare delle regioni, ma le regioni le vedremo poi successivamente. Faccio scegli punti e che succede? Dove io vado a cliccare? Nelle aree campite, quindi nelle aree chiuse, AutoCAD individua i contorni. Quando io do invio per confermare i contorni che ho individuato, come per magia che succede? Trovo sull'entità, che cosa? Un contorno chiuso fatto da polilinee. Quindi questo è un modo veloce, quando io ho delle aree chiuse, per ripassare, per costruirmi una polilinea che non è altro che un contorno. Quindi se io mi chiamo il comando contorno e prendo questa specie di arbello capovolto e lo sposto, se vedete, questo è il metodo facile per convertire in polilinea quando ho un'area chiusa. Dice, sì, ma a sto punto, se io ad esempio ho il problema dell'edita polilinea, qual è? È che fino alla 2010, quando io chiamavo edita polilinea, se selezionavo il primo segmento, gli dicevo sì, gli dicevo unisci e andavo a selezionare più polilinee, che succedeva? Univa soltanto quelle unite, cioè i segmenti uniti al primo segmento che io andavo a selezionare. Quindi che succedeva? Io avevo da unire queste, che sono poligoni aperti, in tante polilinee. C'era il problema di andare a richiamarsi il comando ogni volta per tutti i gruppi. Fate un attimo attenzione, quando io chiamo il comando polilinea, ho a disposizione come parametro P per polilinee, plurale. Se io gli do P per chiamarmi questo parametro, che cosa dico ad AutoCAD? Dico, senti, io ti sto per selezionare non una polilinea, ma più polilinee. Quindi lavora su più polilinee. Do invio, mi chiede sempre questo fatto della conversione, perché ovviamente quando non gli seleziono elementi che non sono polilinee, mi chiede la conferma, quindi gli do invio. E ripasso per la trafila, gli dico U per unisci, siccome ho già selezionato tutto, a me non interessa più, e mi chiede una soglia che poi vedremo a che serve, diamo invio, ridiamo invio, questa è la sagra degli invii, l'edita polilinea. Una volta tornati alla fine, trovo che, come per magia, tutti gli elementi sono stati uniti in polilinea, quindi questo è il metodo semiveloce per unire più linee in polilinea. Ve lo specifico adesso, fate attenzione a una cosa, sui vostri appunti segnatevelo in rosso sangue. L'unione di entità in polilinea è diverso dell'unione delle entità in blocco o in gruppi di selezione, proprio è totalmente diverso. Quindi quando vedremo nelle prossime esercitazioni durante il lavoro, molto spesso chi all'inizio che fa? Cerca di unire in polilinea
non ci riesce. Sa che con il blocco che vedremo fra poco uno riesce più o meno a unire le cose, converte tutto in blocco e rimane felice. È sbagliatissimo, perché la polilinea è un'entità che si riesce poi a utilizzare per la modellazione tridimensionale, se voglio fare degli offset o altro. Quando io creo delle entità e le racchiudo in un blocco, il blocco non permette di fare le cose che riesco a fare con la polilinea. Dice, ma che è sto blocco? Adesso lo vedremo. Che cosa sono i blocchi? I blocchi sono uno degli elementi fondamentali di AutoCAD, ma sono uno degli elementi fondamentali di gran parte dei programmi di computer grafica. Il blocco ce lo ritroviamo ovunque, anche se con nomi diversi. Lo ritroveremo in 3D Studio, c'è in Photoshop, c'è in Illustrator, c'è in InDesign, c'è in Macromedia Flash. Il blocco c'è sempre, anche se ha nomi diversi. Allora, che cos'è un blocco? Sì, apriamo. Prima di tutto, il blocco, quando io ho delle entità, io queste entità le posso racchiudere in un blocco. Il modo più veloce per spiegarvi il blocco, io di solito utilizzo come esempio i classici arredi che si utilizzano per metterli in una planimetria. Allora, che succede? Prima di tutto, quando io racchiudo un'entità in un blocco, per farlo io ho queste linee che sono singole, sono una serie di entità, possono essere cerchi, tratteggi, cose varie. Io vado in disegno, vediamo se lo cerco, blocco, crea. Gli dico di creare il blocco, quindi vado disegna, blocco, crea, oppure scrivo sulla linea di comando il comando blocco, inizio la procedura di creazione blocco. Il blocco è individuato da tre cose fondamentali: le entità che sono dentro al blocco, un nome identificativo che deve essere unico e uno solo, e un punto di inserimento, un punto di riferimento. E quindi quando io mi trovo davanti questa schermata, prima di tutto gli do un nome. Do un nome, io gli do come nome CC. Conviene dargli corti i nomi dei blocchi, perché poi vedremo perché. Come punto di inserimento, occhio, fate sempre attenzione ad assegnare il punto di inserimento, perché se non lo inserite, AutoCAD glielo dà lo stesso, ma assume come punto di inserimento l'origine del disegno, quindi assume come punto di inserimento un punto che può stare pure a 20 km di distanza rispetto all'entità che voi selezionate. Quindi clicco su seleziona punto e ad esempio prendo come punto di inserimento il centro di questo cerchio. Poi vado su seleziona oggetti, perché devo dire ad AutoCAD che cosa voglio racchiudere in questo blocco. Seleziono l'entità, confermo con invio e do ok. Una volta fatta tutta la procedura, questo oggetto, se io lo vado a selezionare, mi accorgo che tutte le entità che ho racchiuso nel blocco sono tutte selezionate, sono tutte bloccate, e quando lo seleziono come unico grip mi compare il punto di inserimento. Perché si usa il blocco? I blocchi sono come i gemelli, c'è la leggenda che vuole che se io picchio un gemello, l'altro gemello che sta in America sente il dolore. I blocchi funzionano alla stessa maniera. Io posso creare tanti gemelli di queste entità blocco, qualcuno più grande, quindi lo posso scalare, qualcuno lo posso ruotare. Che succede? La particolarità dei blocchi qual è? È che io tutte le cicatrici che faccio su un gemello, in automatico me le ritrovo su tutti gli altri. Se io su questo blocco faccio doppio clic, mi compare una schermata chiamata modifica definizione blocco e evidenziato il blocco sul quale ho fatto doppio clic. Se io vado avanti senza toccare niente ma do solamente ok,
vado in uno spazio separato di AutoCAD che è chiamato editor dei blocchi. Attualmente io sono in uno spazio nell'editor dei blocchi dove posso, se vedete, rimodificare l'entità che io avevo racchiuso nel blocco. E se ci fate caso, l'origine degli assi è sul punto di inserimento. Cioè 0,0 è sul punto di inserimento che io gli ho dato. Quindi adesso io se faccio una cicatrice, faccio un brufolo sul mio gemello o una cicatrice, quindi una lineetta, e chiudo l'editor dei blocchi, scegliendo di salvare le modifiche, la modifica che io ho apportato uno me la ritrovo su tutti. E questa è una funzione fondamentale e potentissima di AutoCAD, perché mi permette di strutturarmi il disegno. Quando io nel disegno ho degli elementi che si ripetono, e per elementi che si ripetono io possono essere alberelli, cessetti dei bagni, finestre di un prospetto, qualsiasi elemento che si ripete, se io prima di cominciare a inserire e a arricchire il mio disegno ho l'accortezza di crearmi il simboletto, il blocco, e di duplicare quello, se poi ho un ripensamento io posso, ho la sicurezza che vado a modificarne uno e tutti gli altri lo seguono. Questo non fate caso al disegno, io l'ho fatto tutto bianco perché almeno lo riuscite a vedere. Sono disegni che di solito mi portano come riferimento perché devo fare rendering, quindi non guardate né la correttezza né la distribuzione degli spazi, perché spegniamo un attimo il cervello architettonico e guardiamo un attimo il disegno solamente. Mi danno questo disegno e ad esempio mi accorgo che gli arredi sono contraddistinti, sono blocchi. Mi fisso sul lettino e dico: quanto è brutto sto lettino, voglio la coperta un po' più arrotondata. Quindi che faccio? Faccio doppio clic qui sopra, gli do ok, arrotondo la coperta facendo la mia modifica, sembra la spada di Bleach di Ichigo. Faccio l'arrotondamento, appena io chiudo l'editor di blocchi e salvo le modifiche, io posso avere anche un albergo, tutti i letti, con tutte le stanze, il letto, letto singolo, il letto matrimoniale, un altro blocco. Però aspettate, mo ci arriviamo, vedete, oh, che puntigliosi ragazzi, così. Mamma mia. Allora, tutti i letti singoli fanno vedere la modifica. Giustamente il letto matrimoniale è un altro blocco a parte, quindi non funziona. Però che succede? Se io mi accorgo che la pieghetta del mio blocco è un elemento comune a più blocchi, io che faccio? Inserisco un blocco dentro un altro blocco. Allora, prima di addentrarci in questa cosa, è chiaro il concetto di scatolone nel quale io inserisco l'entità che copio e poi posso modificare. Ne modifico uno e automaticamente ci ho modificati tutti. Questa, io l'ho chiamato scatolone perché? Perché io all'interno di un blocco ne posso mettere un altro e un altro ancora, si chiamano blocchi nidificati. Giusto per farvi vedere un altro esempio e poi passiamo ai blocchi nidificati. Mi danno questa planimetria, mi accorgo che le porte, faccio un'anteprima di stampa per stamparle al 100, mi accorgo che ci hanno disegnato anche la maniglia. Questo è un argomento, mi fisserò molto su questo, sul livello di dettaglio, perché il livello di dettaglio in AutoCAD, io col fatto che posso zoomare quanto voglio, tendo, soprattutto all'inizio, uno tende a disegnare anche le viti del più piccolo elemento. C'è il problema del livello di dettaglio, perché questa cosa, se la stampo al 100, questa maniglia si trasforma in una virgola nerissima. Allora che faccio? Prima bestemmio con chi mi ha dato il disegno, poi faccio doppio clic sulla porta, ritiro mezza bestemmia perché almeno ho avuto l'accortezza di usare un blocco per mettere le porte. Vado, cancello le maniglie che mi danno fastidio, chiudo l'editor dei blocchi, salvo, e tutte le porte
me le ritrovo senza maniglia. E questo io lo posso applicare a tutto, non solo all'arredamento, ma a tutto quello che vi può venire in mente, anche in 3D. Vedremo poi, quando faremo l'esercitazione della scala, o quando faremo delle ringhiere, che io posso, la ringhiera, di solito i montanti verticali sono un elemento che si ripete tante volte. Io se trasformo quell'elemento in blocco e ripeto quello, se ho il ripensamento sulla sezione della ringhiera, la voglio fare più grande, più piccola, o quadrata, o ellittica, ne modifico una e tutte quante mi si modificano. Quindi questa cosa conviene cominciare subito a pensare in questi termini. Poi, un altro esempio è quello del tavolo. Io ho due tavoli di dimensioni diverse, però le edie della stessa maniera. Quindi che succede? Io vorrei essere in grado di fare questo, cambiare una sedia e non andare a modificare i tavoli, ma cambiare una sedia e cambiarle a tutti i tavoli. In questo caso io ho due tavoli di dimensioni diverse, però la sedia è identica. Se io faccio doppio clic qui su questo tavolo e do ok, vedo che alcuni elementi sono linee, quindi fanno parte del blocco. Se io vado a cliccare qui sopra, mi accorgo che qui dentro c'è un altro blocco, sedia, e se faccio doppio clic posso andare a modificare il singolo blocco sedia. Quindi che succede? Se io qui, ad esempio, faccio lo schienale dritto e cambio alcune cose della mia sedia e salvo la modifica, tutte le sedie che contengono il blocco, cioè tutti i blocchi tavolo che contengono all'interno il blocco sedia, si modificano. E questo è il concetto di blocco nidificato, cioè una scatola all'interno di una scatola, cioè un blocco all'interno di un altro blocco. Allora, giusta domanda. Ad esempio, io voglio crearmi questo, il blocco del letto, che è fatto dal letto più il blocco cuscino. Allora io che faccio? Prima mi faccio il blocco cuscino. Mi faccio il mio blocco cuscino, do il punto di inserimento, do ok, e questo adesso è il mio blocchetto cuscino. Queste sono entità, quindi che faccio? Mi copio il blocco, lo specchio, per avere il mio cuscino duplicato due volte, poi prendo tutto quanto assieme, blocco più le mie entità normali, faccio blocco, cioè richiamo il comando blocco letto, e all'interno vengono messe le entità, quelle che stanno sopra, più i blocchi che io ho selezionato. In Photoshop si chiama Smart Object, o anche oggetto, non mi ricordo, in italiano dovrebbe essere oggetto avanzato. Se io nella mia ipotetica planimetria, dove voglio mettere i miei alberelli, che cosa faccio? Su un nuovo livello mi vado a creare il mio ipotetico alberello, dandogli un riempimento verdino trasparente con ad esempio un verdino più scuro come contorno. Che succede? Questo per Photoshop sta su un livello ed è un alberello. Comincio tanto bello a duplicarmeli. Ma a un certo punto arriva qualcuno e mi dice: sì, però questo verde dovrebbe essere un verde un po' più meno carico, oppure invece di fare le pallette fai, che ne so, una forma un po' più ricercata. Allora, se io li ho copiati come livelli normali, butto tutto e ricomincio da capo. Se invece prima di cominciare a duplicarli io ho l'accortezza di cliccare col tasto destro sul nome del livello e fare Convert to Smart Object, converti in oggetto avanzato, io mo tutta la procedura non ve la faccio vedere perché questo poi lo riprenderemo, questo si trasforma in oggetto avanzato e io posso in Photoshop duplicarlo quante volte voglio, trasformarlo quante volte voglio,
ridimensionarlo. Ma che succede? Come in AutoCAD, se io faccio doppio clic su questo elemento, vado in quello che è come se fosse l'editor dei blocchi di Photoshop. Qui dentro, se io decido di fargli il cerchietto del tronco, appena chiudo e salvo, tutti gli elementi che duplicati avranno quella modifica. E questa cosa, se la cercate, la vedremo anche in 3D Studio, perché c'è anche in 3D Studio. In 3D Studio, quando si importa, 3D Studio riconosce i blocchi che provengono da AutoCAD e li converte in oggetti che possono essere modificati uno assieme agli altri. Vedremo come sfruttarli. A me l'importante è che adesso sia un po' chiaro questo concetto, perché è fondamentale. Perché è fondamentale? Prima di tutto fa risparmiare una marea di tempo. In più alleggerisce il disegno, perché quando io creo un blocco e duplico questo blocco, all'interno del file AutoCAD non memorizza tutte le informazioni delle singole entità, memorizza l'informazione di definizione del blocco e poi solo le posizioni del blocco, cioè memorizza solo le informazioni che gli servono a posizionare il blocco. Quindi una cosa è se io questo lo duplico 10.000 volte senza blocco e il file mi peserà in una certa maniera, tantissimo. La cosa è se questo elemento lo duplico 10.000 volte come blocco, peserà pochissimo. Possibilità che io ho di individuare dei contorni. Sapete che, l'avrete saputo, chi l'ha fatto già lo sa, io posso individuare delle aree e riempirle con una campitura, con un tratteggio. Il comando tratteggio, che funziona alla stessa maniera del comando contorno, solo con più opzioni, lo si trova qui, tratteggio. Quando io lo chiamo compare una finestra che può spaventare, ma non, in realtà non è che sia tanto spaventosa. Prima di tutto trovo la possibilità di definire il mio tratteggio. Se clicco sul campione, qui vedo che io posso scegliere tra diversi tipi di tratteggio. Prendiamo il semplice righettato a 45 gradi. Poi ho la possibilità di specificare un angolo di rotazione, di orientamento del tratteggio e una scala. Ma questo io, prima di sceglierlo, devo andare a fare una prova di inserimento del tratteggio per vedere come alla scala 1 che dimensione corrisponde. Per dire ad AutoCAD individuare le aree da tratteggiare, c'è aggiungi scegli punti, la stessa cosa, lo stesso pulsante che abbiamo visto per il contorno. Quando io clicco qui, il pannelletto scompare e io posso cliccare e individuare le aree da campire. Una volta che ho finito di individuare le aree da campire, do invio, ma invio non conferma l'inserimento del tratteggio, mi ritorna sulla schermata di impostazione del tratteggio. Qui io posso fare, qui sotto, non so se riuscite a vedere, c'è un pulsante anteprima. Clicco su anteprima e vedo, rispetto alla scala 1 di tratteggio, com'è la grandezza del tratteggio, com'è il passo. E poi se leggo qui sotto mi dice invio per confermare, oppure se clicco col sinistro torno sulla finestra di impostazioni. Qua io posso scegliere se il tratteggio lo voglio più rado. Questo è un fattore di scala che moltiplica il tratteggio che io vedo adesso così e lo riduce, lo amplifica. Se lo voglio più grande del doppio, qua scrivo 2, faccio anteprima e il tratteggio risulta più grande. Se lo voglio ancora più grande faccio 5 e lo vedo ancora più grande. Se lo voglio più piccolo scrivo ad esempio 0.5 per 0.5 e l'ho più fitto. Una volta che ho trovato il tratteggio che mi piace, confermo con invio. Allora, a questo punto io ho delimitato delle aree con del tratteggio. Se lo seleziono tutto il tratteggio, non sono singole linee. Allora, qua c'è da specificare alcune cose.
dalla 2010 in giù, 2009-2007, c'era una cosa bellissima, che io facevo doppio clic sul tratteggio e mi ritornavano davanti i parametri del tratteggio sul quale avevo fatto doppio clic. Nella 2011 quei mattacchioni dell'Autodesk hanno pensato bene di disabilitare questa cosa. Se io faccio doppio clic sul tratteggio, mi si apre la finestra delle proprietà con la possibilità di andare a intervenire tramite finestra delle proprietà sul tratteggio. Quindi le proprietà che io selezionavo da una parte le tengo qui. Quindi qua io ad esempio posso scegliere scala, lo imposto a 1, do invio. E dalla finestra delle proprietà posso velocemente cambiare i parametri. Io posso anche ritirare fuori quel pannelletto che ho visto in fase di creazione. Questo pannelletto si trova dove? Nella toolbar, quella modifica 2, a fianco a edita polilinea c'è edita tratteggio. Se io clicco su edita tratteggio con il tratteggio selezionato, oppure clicco su edita tratteggio e seleziono il tratteggio, mi ricompare la stessa finestra che avevo in fase di creazione. Quindi qua io posso scegliermi un altro tipo di tratteggio o anche un riempimento solido, ma la gestione dei riempimenti solidi la vedremo poi successivamente, perché richiede anche altre cose, richiede la conoscenza di altre cose. Faccio un'anteprima, vedo quello che succede, mi cambia la scala. Guardate un'altra cosa, fate attenzione ragazzi, sia in fase di creazione, quando io sono in fase di creazione di un tratteggio, quindi quando io clicco su tratteggio e vado ad individuare le aree che voglio tratteggiare, come ad esempio questa, confermo con invio e tutto, io ho qua una spunta chiamata associativa. Questo associativo è molto comodo perché associa il tratteggio alle entità che ne definiscono i contorni. Che significa? Io adesso do ok con associativo. Quando io prendo questo cerchio e lo sposto, AutoCAD cerca, ma ovviamente ho scelto l'esempio più schifido perché in questo caso non funziona. Si è perso. Quando io faccio un tratteggio definito da più entità, se quell'entità che ne definisce il tratteggio viene spostata, AutoCAD in automatico rifà il tratteggio, cioè associa alle due entità il contorno del tratteggio. Fin quando c'è questa associazione, io posso spostare o cambiare. Questo sì, solo su AutoCAD, non so sugli altri. No, c'è fino alla 2006 c'è questa associatività, però certe volte non è attivata di default, devi vedere se la spunta c'è. No, ma c'è anche un altro problema, l'associatività si perde facilmente. Ad esempio, se io sul contorno qui esplodo il contorno, prendo una linea e la butto, questo tratteggio non ha più una linea che ne definisce tutto il contorno. Quindi che succede? Se io tolgo questa entità, AutoCAD non è più in grado di conservarmi l'associatività, perché ha perso l'entità che ne definiva il contorno. Non mi butta il contorno, ma questo tratteggio, se io vado nelle sue proprietà, vedo che non è più associativo, perché ha perso il collegamento con l'entità che ne definivano il contorno. Una cosa però molto comoda, qual è? Se io ho un tratteggio di vecchi disegni che non ha più il contorno, io posso andare in modifica tratteggio e ho una bellissima opzione che sta qui, si chiama ricrea contorni. Che cosa fa questo ricrea contorni? Quello che io voglio fare. Clicco su ricrea contorni, lui mi chiede che contorni ti devo creare. Polilinea, P per polilinea. Vuoi associare i nuovi contorni al tratteggio? Io gli dico sì, gli do ok e magicamente questo tratteggio ha di nuovo i contorni e i contorni sono associativi. Quindi io questa cosa la posso, cioè ad un tratteggio che ha perso la sua associatività posso ricreargli il contorno e rirenderlo associativo. Quindi io di un tratteggio posso cliccare su esplodi e
ogni singola linea del tratteggio diventa un elemento, quindi è modificabile. È un qualcosa che, se fatto su un tratteggio molto complesso, vi aumenta tantissimo la dimensione del disegno, e poi avete il problema che non potete più cambiare scala al tratteggio o altre cose. Per chi disegna già con AutoCAD, e questa è una cosa che difficilmente si viene a sapere se non si fanno dei tutorial particolari, io, se ho un tratteggio che utilizzo molto spesso, ad esempio questo, con questa scala che sta su questo tipo di layer, con questo tipo di spessore, se vado su strumenti, tavolozze, io posso scegliere con Ctrl 3 di aprire una barra chiamata tavolozze. Questa barra tavolozze, di solito, appena uno la vede, la chiude subito. Però contiene alcune cose molto interessanti, perché se io mi creo una nuova tavolozza, tasto destro, maledetto, dai che ce la puoi fare, nuova tavolozza, quindi me ne creo una nuova, la chiamo Pippo, che fantasia. Io adesso sta su strumenti, tavolozze degli strumenti, Ctrl 3 per attivarla subito. Guardate che succede, guardate prima, poi scrivete, poi fate altre cose. Io prendo questo tratteggio, clicco, trascino qua dentro, e in automatico AutoCAD che fa? Memorizza tutte le proprietà di quel tratteggio, livello, dimensione, qualsiasi cosa di quel tratteggio. Ma la cosa bellissima delle tavolozze con i tratteggi qual è? È che se io ho un disegno molto difficile da campire, guardate qui, io con tavolozza clicco qui dentro e in automatico lui lo inserisce, cioè clicco qui sopra, clicco qui dentro e in automatico lui mette il tratteggio. Se faccio invio, chiama l'ultimo comando, se faccio invio e clicco, crea il tratteggio. Quindi io scopro che per campire aree molto, molto difficili, o per richiamarmi molto, molto spesso lo stesso comando, io che faccio? Clicco qui, individuo l'area, poi con invio richiamo il comando, clic dentro all'area, individuo il tratteggio, e con invio, clic, mi tratteggio velocissimamente tutte le aree. La tavolozza la apri da strumenti, tavolozze. Io ho un tratteggio, adesso lo faccio solido, così ho questo tratteggio, lo voglio portare nella tavolozza, lo seleziono, mi posiziono non sul grip, perché sul grip che succede? Non mi consente di portarlo. Mi posiziono vicino, clicco tenendo premuto e tengo fermo fin quando non vedo che si riesce a trascinare, non sul grip ma vicino, cioè clicco e sto un po' fermo quando non vedo che AutoCAD l'ha afferrato. Appena vedo che l'ha afferrato, lo posso portare qui dentro. Questo fatto dell'afferrarlo è un po' difficile all'inizio. Prima si seleziona, poi ci si posiziona vicino al grip ma non sul grip, si clicca e se ne è premuto per un poco fino a quando non vedete che potete trascinarlo. Utilissimo per allineare gli oggetti. L'altra volta vi avevo detto, io parto sempre dal mio solito pentagono definito, che sta in una posizione strana, e il mio rettangolino. Allora, guardate, problema. Io devo prendere questo rettangolo, prendere questo lato del rettangolo, questo qui che io vi sto evidenziando, e voglio spostare questo rettangolo in maniera tale da allinearlo e adattarlo a questo lato qui. Allora, con i comandi normali di sposta, ruota e scala, io che devo fare? Con sposta io mi chiamo il comando sposta, prendo il punto base, lo posiziono qui.
con ruota. Io prendo il comando ruota, seleziono l'oggetto, do invio per la conferma della selezione, prendo questo quel punto perno, poi do come riferimento la lunghezza di riferimento, quindi R per riferimento, inserendo la lunghezza, ma in questo caso già c'era, e poi clicco sul punto agganciandomi per ruotare con riferimento. Poi, se voglio scalare, per scalare un oggetto c'è il comando scala. Il comando scala come ragiona? Chiede la selezione dell'oggetto, chiede l'individuazione di un punto, e quando io individuo quel punto è il punto che rimarrà fermo, cioè è il punto in base al quale verrà fatto il cambio di scala. E poi AutoCAD mi chiede un riferimento. Il riferimento io glielo posso dare visivamente, ma in questo caso non glielo riesco a dare. Glielo posso dare come fattore di scala. Significa che io, quando sono in questa fase qui, se scrivo 2, AutoCAD raddoppia, cioè prende le misure dell'oggetto selezionato e le moltiplica per 2. Se voglio dimezzare, scrivo 0,5 e quindi moltiplico tutte le dimensioni per 0,5, quindi faccio della metà. E quindi io posso scalare numericamente dando un fattore di scala, 5 per 5, 0,2 se voglio di un quinto, e così via. Quindi, giusto per farvi vedere, se io adesso scrivo punto 5 e do invio, AutoCAD scala rispetto al punto della metà. Questo è utile quando io ho un disegno che è stato disegnato con unità in centimetri e lo voglio portare in metri. Prendo tutto il disegno e lo moltiplico per 100, quindi il fattore di scala può essere utile su questa cosa. Quando io però ho una lunghezza di riferimento, cioè io ho questa dimensione qui e voglio scalare il mio rettangolo portando questo lato all'incrocio del cerchio, io che devo fare? Chiamo il comando scala e prendo l'oggetto, prendo il punto fermo, che è quello lì che deve rimanere fermo, do R per riferimento, quindi scrivo R e do invio, e vado ad individuare come riferimento, come due punti, la mia lunghezza di riferimento, cioè clicco da qua a qua. A questo punto che succede? Io sono in grado, presa la mia lunghezza di riferimento, di scalare visivamente il mio disegno, quindi posso posizionarmi qua e cliccare. Oppure, se vi ricordate, quando io sono in questa fase di immissione, se adesso scrivo 5, quella lunghezza diventa 5, perché è diventata quella la mia dimensione di riferimento. Questo lato, adesso AutoCAD sta cercando, dice che dimensione deve avere. Se io scrivo 2, AutoCAD questa dimensione me la fa diventare 2. Quindi se io adesso vado qui e vado a misurare la distanza, e la misurazione, i comandi per misurare la distanza li vedremo, ma giusto mo ce lo metto dentro. Il comando è dist. Dist, invio, permette di misurare la distanza tra due punti. Avevo aperto una parentesi su questo esercizietto qua, sul fatto che io volevo spostare l'oggetto, ruotarlo e scalarlo. Quindi che succede? Io voglio scalare questo. Scala, prendo l'oggetto, punto base, clicco sul punto base, R di riferimento, invio, prendo questo punto, prendo quest'altro e poi come terzo punto gli vado a dire come adattarlo. Questa è la modalità difficile. Voglio prendere questo rettangolo e spostarlo, ruotarlo e scalarlo adattandolo a questa lunghezza qua. Invece di fare sposta, ruota e scala, c'è il comando che si chiama allinea, in inglese align. Comando allinea, guardate che cosa fa. Dice, ma perché ci dice il nome del comando? Perché non esiste icona. Non esiste icona, probabilmente esiste una linea 3D che sta in modifica solidi. Però lasciamolo perdere. Comando a linea ve lo chiamate da linea di comando, tanto non lo dovete fare sempre. Come funziona il comando a linea? Scrivo a linea, do invio, seleziono l'oggetto che voglio allineare, uno o più oggetti, quindi io posso selezionare più oggetti, prendere un gruppo e riallinearlo, do invio,
A questo punto AutoCAD mi chiede specificare il primo punto d'origine. Allora, siete tutti d'accordo che questo segmento qui io lo devo portare qui, quindi questo punto che io sto individuando, che individuo cliccandoci sopra, dove deve andare a finire? AutoCAD mi chiede il primo punto d'origine, dove deve andare la destinazione, deve andare qui. Poi mi chiede secondo punto di origine, questo punto qui, dove deve andare? Qua. Quindi io dico ogni singolo punto dove deve andare. Poi il comando allinea mi chiede il terzo punto, ma il terzo punto serve quando si allineano le cose in 3D, perché la matrice in tridimensionale ha bisogno di tre punti di orientamento. Siccome siamo in 2D, io me ne frego del terzo punto e gli do invio. Prima di confermare, AutoCAD mi chiede una cosa. Rispetto all'allineamento che mi ha dato, vuoi che l'allineamento sia scalato oppure no? Se io rispondo S per sì, che cosa succede? Sposta ruota e scala, cioè sposta ruota e adatta all'oggetto. Se io gli rispondo no, che succede? Io adesso richiamo il comando allinea e rifaccio la procedura. Se io dopo il terzo punto gli do invio e gli dico non adattarlo, lui fa solamente sposta e ruota, non adatta, allinea solamente. Quindi il comando allinea è potentissimo perché mi consente, se io ho delle misure di riferimento geometriche, di fare sposta, ruota e scala in un unico comando, individuando i punti di partenza e i punti di arrivo. A parte scriverlo, c'è qui dentro, mi sembra che non ci sia, sta in legno, punto, e siccome lui disegna i punti, perché divide utilizzando i punti, io qua c'ho, posso inserire un punto, più punti, o dividi e misura, i comandi che stiamo vedendo. Prego. Il comando dividi divide l'oggetto in parti, cioè io seleziono l'oggetto, scrivo, faccio dividi, seleziono l'oggetto, no, non posso selezionare più oggetti, ne posso selezionare sempre uno alla volta, e poi lui mi chiede il numero di parti, se io scrivo 10 mi divide l'oggetto in parti, ma non divide, l'entità rimane uguale, mette solo i punti. Come faccio ad agganciarmi ai punti? L'OSNAP che aggancia ai punti si chiama nodo, quindi l'OSNAP nodo serve per agganciarmi ai punti, si aggancia solo a questa entità. Posso anche avere l'esigenza posso anche avere l'esigenza non di dividere in 5 parti o in 10 parti, ma ad esempio ho questa cosa, la voglio dividere con segmenti lunghi 1,20, perché posso avere questa cosa. Io ve lo sto facendo vedere con l'arco, perché io se ho una linea per dividere a 1,20, io posso fare un cerchio, scrivo 1,2 e poi una proprietà particolare del cerchio qual è? Il cerchio è un'entità ausiliare molto potente, perché si ricorda l'ultimo raggio che io ho inserito. Quindi se io adesso dopo che ho disegnato il cerchio da 1,20, faccio invio, definisco il punto e poi gli do invio, con invio, punto, invio, faccio tanti cerchi con lo stesso raggio. Dice, ma a che serve? Serve perché se io ho una distanza e questa distanza non la conosco e non voglio nemmeno appuntarmela su carta, ma voglio riportarla su un'altra parte del mio disegno, ad esempio su questo segmento, io che faccio? Mi chiamo C invio per chiamarmi il comando cerchio, punto queste due cose e il comando cerchio si è memorizzato questa distanza, quindi io richiamo il comando cerchio, punto qui, ridò invio e ho la sicurezza che quella distanza tra due punti io l'ho riportata, è come se fosse un compasso, io per prendere delle misure sul foglio punto il compasso e poi riporto l'apertura da un'altra parte. Il cerchio in AutoCAD funziona in questa stessa maniera, quindi
è molto utile quando io ho un prospetto, mi prendo una larghezza e la devo riportare in pianto o viceversa. Io col cerchio mi prendo la misura, poi vado da un'altra parte, mi richiamo il comando cerchio, punto e do invio. Quella misura mi rimane qua sotto. Ma a parte questo, quindi io voglio fare dei segmenti da 1,20, sulla linea è semplice perché giustamente anche col cerchio posso farmi 1,20, 1,20, però l'arco di cerchio non è 1,20 col cerchio, cioè io se faccio 1,20 è la lunghezza della corda del cerchio, non è dell'arco, non la lunghezza dell'arco, ecco perché ve lo faccio vedere sull'arco. Il comando per dividere con una dimensione si chiama misura, in inglese è measure. Misura funziona la stessa maniera di dividi, solo che quando io inserisco 1,2 lui mi divide con porzioni di 1,2 di lunghezza. Quindi che succede? Se io clicco a questa estremità, lui comincia a dividere a 1,2 da questa estremità, quindi qui se vedete lascia un poco perché non è detto che quest'arco sia un multiplo di 1,2. Quindi il comando misura è un po' più schizzinoso perché dipende dalla parte, dall'estremità sulla quale clicco. Perché inizia a misurare dall'estremità sulla quale clicco. Questo rettangolino qui crea un blocco, che è questo rettangolo con un punto base. Blocco, invio, nome del blocco, nome corto, A. Occhio ai nomi semplici, perché che succede poi? Quando io passo un blocco da un file all'altro, succede che se c'è un conflitto di nomi, io sono convinto che inserisco da un file all'altro un blocco e lo vado a inserire e non governa sempre il blocco presente nel disegno in cui incollo le cose. Dopo vi faccio vedere l'esempio. Comunque, occhio ai conflitti tra nomi. Si può rinominare un blocco, vedremo come. Comunque qui non ci interessa perché qua dentro è un file nuovo, A. Seleziona punto di inserimento, prendo la metà. Seleziona oggetti, prendo il mio rettangolino, do invio, do ok e sono bello felice e contento. Questo adesso è un blocco che si chiama A. Guardate che succede. Io chiamo il comando misura o dividi, è la stessa cosa. Dividi. Decido di dividere questo oggetto. Adesso, un attimo che mi richiamo il manifer così anche quelli dietro lo vedete. Nella linea di comando, se ci fate caso, c'è dividi, mi chiede digitare il numero di segmenti o B per blocco. Guardate che succede, io scrivo B per blocco, per inserire il blocco, digitare il nome del blocco, ecco perché servono i nomi corti, perché io adesso scrivo A e do invio. Se io avessi scritto supercalifragilistica e spiralitoso avrei sbagliato anche. Do A, do invio, mi chiede allineare il blocco con l'oggetto. Che significa? Io adesso gli dico sì, poi vediamo perché. Digitare il numero di segmenti, 10 parti. Guardate che succede. Al posto del punto, lui che cosa ha inserito? Ha inserito il blocco. Cioè lui mi ha posizionato nei punti, al punto di inserimento, cioè dove lui divideva, il blocco. Quindi il punto mi può interessare o meno, il blocco comincia a essere interessante. Perché? Prima di tutto il punto di inserimento è fondamentale, perché lui posiziona il punto di divisione sul punto di inserimento del blocco. Ma se io adesso prendo questo blocco qui, faccio doppio clic, lo vado a modificare e ad esempio che faccio? Lo ruoto attorno al punto di inserimento di questa parte qui, chiudo e salvo, secondo voi che succede dall'altra parte? Tutti gli elementi, a parte questo che avevo spostato che stava di per sé, hanno ruotato sul suo punto di inserimento. Qual è? È che io vado a fare doppio clic qua, do ok, mi ritrovo davanti questa cosa, ma non ho
davanti tutto il mio disegno, quindi io mi devo immaginare la modifica che devo andare a fare rispetto al mio disegno. È un po' difficoltoso, soprattutto quando io devo modificare il mio blocco in relazione a tutto quello che gli sta intorno. Allora, invece di fare questa cosa qui e andare nell'editor dei blocchi, quindi fare doppio clic, io ho un altro comando che si chiama modifica riferimento, che dovrebbe stare... Allora, guardate qui, il comando è ref edit, ve lo scrivo in grande. Aspettate un attimo, ref edit, non so se ve lo sto dando in inglese, no. Ok. Allora, è ref edit e serve per modificare un blocco sul posto, non andare nell'editor dei blocchi. Io richiamo il comando ref edit, seleziono il blocco, guardate che succede, non provate, guardate che succede, clicco, mi compare la solita cosa, do ok, gli altri blocchi spariscono, le entità che però non sono quel blocco rimangono e vengono viste in un grigetto, quindi non so se si riesce a vedere, è grigina l'entità, e poi compare una toolbar, la vedete? Io adesso sono, è come se fossi nel mondo degli spiriti in cui sono entrato, sono nella modalità blocco, il disegno sta nel suo mondo e io posso modificare solo e soltanto l'entità del blocco. Quindi che succede? Se io provo a prendere questa e a spostarla, non ci riesco perché è bloccata. Mi ci posso agganciare, quindi gli OSNAP funzionano, posso prendere questo e spostarlo, ma posso modificare solo le entità che sono all'interno di questo blocco. E quindi che succede? Io prendo questo, lo sposto rispetto al suo punto di inserimento, magari lo ruoto un po'. Questa toolbar perché mi serve? Mi serve perché io devo confermare uscire da questa modalità. Se clicco qui su questa icona qui, salva modifiche riferimento, che succede? Mi chiede, vedi che il tuo blocco lo stai modificando, lo vuoi fare? Certo, ok. Tutti i blocchi hanno subito la modifica. Questa cosa è utile anche perché, che succede? Se io qui vicino ho questo pallino e lo voglio inserire all'interno del blocco, io che faccio? Seleziono il blocco, ref edit, questa toolbar non solo mi permette di annullare le modifiche o salvarle, ma posso con più e meno aggiungere le entità al blocco, quindi risucchiarle nel blocco o toglierle. Quindi se io clicco su più e vado a cliccare su questo cerchietto e do invio, automaticamente questa entità che stava nel disegno è stata messa nel blocco. Adesso io salvo, do ok e in automatico quel pallino che prima stava fuori l'ho rimesso all'esterno. Se io di nuovo faccio ref edit, seleziono il cerchio e gli dico meno, quindi butto fuori, tolgo, estraggo dal blocco, salvo e ho estratto solamente quell'oggetto dal blocco e tutti gli altri non ne risentono. Questo è un modo molto veloce, molto comodo per cambiare i blocchi, soprattutto quando interagiscono col vostro disegno. Ad esempio, l'esempio più banale può essere una finestra di prospetto che deve essere da 60 e voglio vedere da 120 come diventa. Siccome voglio vedere il 120, non so se 60, 90 o 120, lo voglio vedere rispetto al prospetto, mi conviene fare una modifica del riferimento nel posto e non nell'editor dei blocchi. In tutte e due le maniere comunque potete modificare i blocchi. Gestione, non so se vi siete accorti che in AutoCAD io posso avere più disegni aperti in contemporanea. Allora, che succede? Io attualmente ho più disegni aperti.
con le impostazioni di default di AutoCAD, per passare da un disegno all'altro, chi non sa come si fa, va a cliccare sulla riduzione della finestra qui, vede che qui ci sono altri disegni aperti, lo seleziona, lo ingrandisce, quindi disegna, ritorna, deve passare nell'altro disegno, clicca qui. Ma questo è un qualcosa di mostruosa, come, cioè un qualcosa di scomodissimo. Allora, per passare da un disegno all'altro ci sono diversi modi. Uno è andare nel menu finestra, e nel menu finestra alla fine esce la lista della spesa dei disegni che avete aperto. Quindi per passare dall'uno all'altro io vedo il disegno, clicco qui e passo sull'altro disegno. Per passare da un cioè per sfogliarli, per vedere tutti i disegni aperti, il tasto veloce per sfogliare i disegni è Ctrl Tab. Tab, non so se ve lo ricordate, è quel tasto che abbiamo visto alla prima lezione, che è questa qui. Ctrl Tab che fa? Se io tengo premuto Ctrl e premo Tab, io ciclicamente passo da un disegno all'altro. Però la cosa molto più comoda di tutte, qual è? È andare a scrivere una variabile che si chiama taskbar. Quando io vi parlo di variabili, le variabili sono degli interruttori che assumono dei valori. Se io scrivo in AutoCAD taskbar, di default appena installato su tutti gli AutoCAD è impostata a 0. Guardate che succede se la imposto 1, guardate qui sotto. Io scrivo 1, do invio e mi compaiono tante icone di AutoCAD quante sono i disegni. Quindi io riesco a passare da un disegno all'altro semplicemente cliccando qui sulla mia barra. In Windows Vista o 7 io avrò le mie varie tab sempre raggruppate nell'icona, però ce l'avrò separate. Però io posso trattare ogni disegno come se fosse un'istanza di AutoCAD, come se fosse un programma a parte. Posso anche dividermi lo schermo e vedere tutti i file aperti. Finestra, sovrapponi, affianca, affianco orizzontalmente, che cosa fa? Mi divide lo schermo e mi affianca i file che io ho aperto in orizzontale. Finestra, affianca verticalmente, tutti quelli che ho aperto me li affianca in verticale. Quindi è anche un modo. Questa cosa dell'affiancamento o del passaggio da un disegno all'altro, perché ve lo sto facendo vedere? Perché io posso trovarmi nell'esigenza di passare da una parte all'altra, di passare delle entità da una parte all'altra. Il modo che ormai tutti spero abbiate imparato a conoscere per passare delle parti dei file o altre cose da una parte all'altra è il copia e incolla. Anche in AutoCAD io posso selezionare delle entità, premere Ctrl-C per copiare, andare in un altro disegno, premere Ctrl-V di Verona e incollare quelle entità che io avevo preso da un'altra parte nel disegno. In AutoCAD però c'è una cosa in più. Il copia e incolla inserito così, che fa? Non mi permette di scegliere un punto di inserimento, cioè non mi permette di prendere un riferimento. Se io voglio copiare e poi incollare utilizzando come punto di riferimento, che ne so, il punto medio di questo arco, io devo andare o in modifica e scegliere non copia ma copia con punto base, e quindi lui mi chiede anche di specificare il punto base, oppure invece di fare Ctrl-C di Como, fare Ctrl-C. Ctrl-C è un copia con punto base. Che fa? Io seleziono gli oggetti, Ctrl-C mi chiede di definire il punto base, e quando vado qui dentro, quando faccio Ctrl-V, quindi incolla, incollo con tutte le entità sul punto base che ho specificato. E questa cosa ci verrà molto utile quando andremo a modellare, perché io posso copiarmi porzioni del mio prospetto e attaccarle sul mio modello, e poi utilizzare quel prospetto copiato e incollato sul mio modello per bucarlo. Ma a parte questo, io ho copiato e incollato alcune entità perché a me interessava farvi vedere un'altra cosa. Allora, io ho un disegno molto complesso, nel disegno un sacco di cose, un sacco di blocchi, un sacco di punti, un sacco di entità.
Formato stile punto. Allora, io qua dentro ci sta un po' di tutto. Io seleziono tutto, vado nel pannello proprietà e scopro una cosa. Guardate, AutoCAD riesce a riconoscere e a dividere per entità. Per AutoCAD un arco appartiene alla famiglia archi, una linea appartiene alla famiglia linea, una quota famiglia quote, punti famiglia punti e così via, tratteggi, blocchi o altro. Quando io seleziono una serie, molte cose nel mio disegno, vado nella barra proprietà e vedo nella selezione ci sono 1838 elementi. Vado qui dentro e vedo che mi fa proprio la lista della spesa per parti. Ci sono 3 spline, 8 punti, 101 polilinee, 15 cerchi, 83 riferimenti di blocco. E quindi, ad esempio, io se voglio prendere tutti i cerchi e passarli su un determinato livello, io con tutto quello che ho selezionato vado, clicco su cerchi, e adesso di quello che ho selezionato sto agendo solo sui cerchi. Quindi io vado qui, clicco su layer per esempio 0 e ho la sicurezza che tutti i cerchi del mio disegno, della mia selezione, sono andati a finire su 0. Questa, la finestra proprietà, si chiama da edita proprietà e ti compare la finestra proprietà. Poi se hai l'accortezza di fare tasto destro ancora a sinistra, te l'aggancia a sinistra e te la tieni sempre a disposizione. E quindi scopro che la finestra delle proprietà è molto utile, ma scopriamo anche un'altra cosa, ancora più utile. Mettiamo il caso che nel mio disegno incasinato, io voglia selezionare e cancellare tutti i blocchi che si chiamano letto qualcosa, o tutti i cerchi che stanno su un livello particolare, o tutte le entità che stanno su un livello. Facciamo adesso la conoscenza che dello strumento, e quindi sta in strumenti, selezione rapida. Selezione rapida è uno strumento favoloso perché permette, visto che abbiamo scoperto che in AutoCAD gli oggetti non solo sono descrivibili, appartengono a una determinata famiglia, ma quindi tipo oggetto, linea, polilinea, arco, cerchio e così via, abbiamo detto voglio selezionare tutti i blocchi che hanno un determinato nome. Allora che faccio? Da selezione rapida del disegno intero gli dico tipo oggetto, riferimento di blocco, proprietà. Io posso prendere tutti i blocchi che hanno colore uguale a da layer, oppure posso scegliere di tutti i blocchi quelli che hanno come nome che cosa. Qui il bello è che la lista mi si aggiorna, quindi qua mi fa la lista di tutti i blocchi che sono nel disegno. Sedia 01. Quindi del mio disegno intero voglio selezionare tutti i blocchi che hanno come nome uguale a sedia 1, do ok e tutti gli oggetti vengono selezionati dell'intero disegno, tutto quello che risponde alla mia selezione, cioè alla mia lista che ho fatto. E a questo punto della mia selezione posso cancellare, spostare sul layer, cambiare. Ad esempio voglio cancellare del mio disegno tutti i punti, perché i punti mi danno fastidio, li stampo, mi danno fastidio, non li voglio vedere più. Invece di andarli a selezionare e cancellarli, io vado su strumenti, selezione rapida, e gli dico del disegno intero prendi che cosa? Punto. Che proprietà del punto? Nessuna. Devi selezionare solamente, operatore seleziona tutti i punti, non deve avere nessuna proprietà. Do ok e io ho la sicurezza che del mio disegno intero vengono selezionati solo e soltanto i punti. Un'ultima cosa, io questa selezione rapida posso estenderlo se non seleziono niente, cioè richiamo il comando senza nessuna selezione. La mia selezione si applica al disegno intero, ma io posso anche scegliere di prendere una porzione di disegno e filtrare solo quella.
cioè io decido di selezionare solo questa parte di disegno e di questa parte di disegno prendere, quindi togliere tutto quello che non risponde a una determinata cosa. La selezione funziona per proprietà, ma io posso anche scegliere, ad esempio, toglimi dalla selezione tutte le linee che hanno colore diverso da, quindi toglimi tutte quelle linee che hanno colore che escludi dal nuovo gruppo di selezione. Quindi è molto complesso, di possibilità ce ne sono molte, ma molte. Per adesso a me interessava farvi vedere che esiste questo strumento, poi i modi di applicarli li troveremo. Qualcosa del genere che adesso non vedete, ma adesso vi cambio layer così almeno guardiamo, riusciamo a vedere tutto. Metto tutto bianco, mi dispiace, ci perdiamo tutto, ma almeno si riesce a vedere. Allora, questa esercitazione che cosa prevede? Dovete costruire una griglia utilizzando come moduli alcune cose che avete disegnato per l'esercitazione 1 e in particolare questi due elementi. Allora, che si fa? Si prende la non fate tutto dentro la solita esercitazione, ve la prendete, ve la salvate con nome e lasciate solo quello che vi serve. Quello che vi serve in questo caso qual è? Questo disegno qui e questo qui, quindi tutto il resto si butta. Ok, buttiamo tutto quanto. Io qua già ce l'ho disegnato, ma mi interessa farvi vedere alcune cose. Perché? Allora, qui dentro, prima di tutto, alcuni l'hanno fatto bene, altri non l'hanno fatto bene, ma tanto questa esercitazione è studiata in maniera tale che non, se questo disegno l'avete disegnato male, non potete fare l'altra. Questo particolare disegno prevedeva il fatto che io l'arco lo disegnassi con centro sul vertice del triangolo. E quindi, perché che succede? Se io devo prendere questo elemento e impostarlo in una griglia esagonale, se l'arco è un po' più largo, un po' più basso, non mi combaciano tutti i pezzi. Ve ne renderete conto. Allora, a parte questo, io devo cominciare a disegnarmi la mia griglia. Quindi che faccio? Butto tutto quello che è disegno linea di costruzione. Se l'ho messo su un layer a parte, io lo riesco a spegnere semplicemente e ho le mie linee costruite e quelle di costruzione le butto. Allora, prima di tutto io sono in questa fase qui, non so se voi avete utilizzato le stesse dimensioni, a me serve anche per farvi vedere quest'altra cosa. Devo ridimensionarmi gli oggetti, cioè i moduli, in maniera tale che tutti e due abbiano la stessa dimensione. Come faccio? Con gli strumenti che abbiamo visto oggi, io mi disegno una linea che va da qui a qui, che non... Ops, sto disegnando su un layer spento, quindi occhio, posizionatevi su un layer attivo, altrimenti disegnate ma non vedete quello che state disegnando. Allora, io mi prendo questa linea come riferimento, che è la linea che è questa larghezza qui. Prendo questo elemento e che faccio? Allinea questo come... Questo punto deve andare a finire qui, quest'altro punto deve andare a finire qui, invio perché il terzo punto non lo voglio, adattare alla dimensione S, invio, e ho la sicurezza matematica, geometrica, che questo è perfettamente dimensionato su quest'altro. No, non si sbaglia manco di una virgola. Questo sempre se, quando avete fatto l'esercitazione, avete disegnato questo, lo avete copiato e poi avete buttato i cerchi interni e avete utilizzato il comando specchio per specchiare l'altra parte. Il comando specchio cosa fa? Il comando specchio ha questa icona strana qui, questa specie di doppio Vittorio Martini 3060. Il comando specchio chiede di selezionare degli oggetti, invio, e poi di definire con due punti un asse di simmetria. Quindi col primo punto io definisco l'inizio dell'asse di simmetria, col secondo punto, se vedete, già vedo un'anteprima perché posso specificare
l'asse in base al quale l'oggetto verrà specchiato. Questo sarà molto utile, perché non so se avete mai disegnato delle sezioni specchiate, perché avete tirato giù avete preso la pianta come riferimento. Questo è un errore che si fa di solito al primo anno. Per specchiare si fa tranquillamente così. Dopo che io ho individuato l'asse, AutoCAD chiede: l'oggetto che stai per specchiare, cioè l'oggetto sorgente, lo conservo o lo butto? Se gli dico sì, se gli dico no, mi creerà una copia; se gli dico sì, mi cancella l'oggetto sorgente. E quindi che succede? Per fare specchio, cioè, questo elemento qui non altro che questi archi specchiati sul loro asse. Quindi io che faccio? Prendo questa parte qui, chiamo il comando specchio, prendo questo elemento qui e come asse di simmetria individuo questi due punti. Do invio e ho questo oggetto qui. E ripeto il mio comando specchio per tutti e tre gli elementi. In questa maniera io ho un modulo basato su un triangolo equilatero, che sarebbe una porzione di modulo esagonale, con positivo e negativo. Li riesco a mettere assieme. Cioè, ma non era più semplice un quadrato? Sì, ma se no poi che cespizio c'era? Una volta che vi siete disegnati i due moduli, quindi bene, che cosa si fa? C'è qualcuno che già l'avrà intuito, li si prende e li si trasforma in blocco. E li chiamiamo A e B, così non si sbaglia. Blocco. Importante, ancora prima del nome, il punto di inserimento. Seleziona punto, e in questo caso vi conviene, invece di prendere un centro, vi conviene prendere un vertice. Seleziono gli oggetti che voglio inserire, do invio e confermo con ok. Ah, giustamente dice: oh, scemo, il blocco ha un nome, se non me lo dai non ti so andare avanti. Io adesso gli do QQ perché non so qui dentro se ho A, se ho AAA. Gli do ok e adesso facciamo la... ho questo blocco che si chiama QQ. Come faccio a capire un blocco che nome ha? Lo seleziono, vado nelle proprietà dell'oggetto e tra le proprietà vedo che il nome mi compare qui. Quindi la finestra delle proprietà è utile, è sempre utile, in un modo o nell'altro vi serve sempre. QQ l'abbiamo fatto, blocco, lo diamo WW, selezioniamo gli oggetti, selezioniamo il punto di inserimento, diamo ok e abbiamo QQ e VV. E poi cominciate a disegnarvi la vostra griglia. Cioè, io qui ve ne ho messa una di esempio, non dovete per forza ricrearla in maniera identica. Vi divertite e vedete un po', esplorate la possibilità che dà questo modulo. I moduli sono due, pieni e vuoti, ma essendo una griglia esagonale ammette il fatto che io possa utilizzare dei moduli ruotati di 180 gradi. Quindi ecco perché ve li ho posizionati, sono sempre gli stessi ma sono ruotati di 180. Quindi poi, con santa pazienza, con un po' di divertimento spero, vi prendete uno dei blocchi e ve li cominciate a copiare. Potete scegliere qualsiasi modo per copiare. Copia questo elemento da questo punto a questo punto e cominciate a farvi la vostra griglia. Poi potete prendere questo e potete cominciare una volta che avete ottenuto questa griglia qui. Ritorna sempre il discorso: una volta che io questo elemento, che non è altro che un elemento modulare triangolare, io ho creato questa griglia su elementi modulari triangolari, io posso ripensarci sempre, posso cambiare questo modulo e dargli un'altra refedit. Ok, butto via i tre cerchi e ne disegno uno in mezzo. Salvo, tutti i moduli rispecchiano la stessa cosa. Quindi io ho una griglia che posso cambiare, posso verificare diverse cose, diverse variazioni, semplicemente con pochi clic.
non devo reiterare, cioè cambiare un modulo e poi ricopiarlo, è da pazzi. Una volta che vi siete fatti la vostra griglia, una griglia ve la tenete da parte come blocco, perché ci potreste anche ripensare, un'altra ve la esplodete, quindi la prendete e la esplodete, e questa griglia diventa il vostro riferimento, cioè diventa che cosa? La griglia di riferimento da ripassare con archi di cerchio. E, perché vi sto facendo utilizzare questi moduli? Perché se ci fate caso, però la prossima volta questo ve lo spiego meglio, questa griglia ha una particolarità, contiene dei moduli che se io ripasso in una determinata maniera ho una curva sempre in continuità, non mi fa mai gli spigoli, perché dal cerchio più grande al cerchio più piccolo si passa sempre con c'è sempre la tangenza, c'è sempre continuità. Quindi se vedete, io riesco a fare una curva che non ha mai uno spigolo, perché passo dal più piccolo al più grande, poi ripasso al più piccolino, poi ripasso al medio e riesco a andare. Scegliete voi, potete anche fare delle cuspidi, per me non è un problema. Allora, come faccio a utilizzare una griglia? A me serve soprattutto perché dovete essere in grado di passare da un blocco ad una griglia e impostarvi il disegno. Allora, quando io voglio utilizzare un elemento come griglia, la cosa più che dà più fastidio qual è? È che gli oggetti io li posso selezionare e per sbaglio li posso spostare, cancellare o altro. Quindi io ho l'esigenza di fare che cosa? Prima di tutto di posizionare la griglia su un livello che si è bloccato, su cui non ci possa fare niente. Quindi vado nella mia bella finestrella di livelli e ne creo uno nuovo chiamato, che ne so, Z griglia base. Perché Z? Perché siccome AutoCAD la lista dei livelli non mi permette di cambiare gli elementi, l'ordine dei livelli, io con Z mi assicuro, mettendo lo Z davanti, che sia l'ultimo nella lista. A me adesso serve adesso per trovarlo subito. Ok, creo questo Z griglia base. E su questa base che faccio? Metto il catenaccio. Tutti gli oggetti che staranno su questo livello saranno catenacciati, saranno bloccati, io non li potrò modificare. Prendo gli oggetti che voglio passare sull'altro livello, li ho esplosi, non mi ricordo, li riesplodo, li seleziono, vado nella mia lista livelli e li posiziono su griglia base. Da questo momento, e si è ingrigito un poco perché quando un livello è bloccato lo fa vedere grigio, io avrò troppo grigio, vabbè, andate un attimo sulla fiducia. Gli oggetti che stanno su un livello bloccato e che lui mi fa vedere come grigi non sono selezionabili, ma non sono modificabili, quindi se io chiamo il comando cancella e cerco di cancellarlo, lui non li seleziona. Ecco che io adesso posso cominciare a disegnarmi la polilinea. Come faccio a disegnare una polilinea? Un metodo qual è? Clicco su polilinea, prendo il primo punto e invece di cominciare a disegnare delle spezzate, gli do l'opzione A di arco. Do A per arco e che succede? Io sì, mi accorgo che posso dare gli archi, ma non posso ripassare bene. Cioè adesso volevo ripassare con la mia polilinea quest'arco, ma io mi accorgo che con la polilinea è impostata su arco, io posso impostare come arco solamente inizio e fine dell'arco, l'ampiezza la sceglie lui a caso. Di questo io posso fregarmene, perché in un arco l'importante è inizio e fine, e comincio a cliccare sui vertici che io voglio ripassare. Dice, ma questo è matto, vedi che schifezza gli sta uscendo. Perché vi dicevo l'importante è il punto iniziale e il punto finale? Perché una volta che ho finito e do invio per uscire dal comando, inizio e fine sono impostati, a me basta selezionare l'entità, prendere il punto medio e agganciarlo, e quindi io l'aggiustamento della mia polilinea per archi la riesco a fare. Qua questo qui è sbagliato perché non lo prende, perché in realtà io avrei dovuto continuare questa cosa qui con un altro arco, e se vedete io posso riaggiustare al mio disegno
la polilinea. E questo è un modo, è un po' macchinoso, ma questa è macchinosa proprio come, come esercitazione. Un'altra maniera, qual è? Disegno pezzettini di arco. Comando arco, 1, 2 e 3. Comando arco di nuovo, 1, 2 e 3. Invio, 1, 2 e 3. E mi comincio a disegnare tanti pezzettini di arco. Poi che faccio? Edita polilinea, P-Edit, o ve lo richiamate dall'icona lì. Oh, scusate, Edit PL. P-Edit dovrebbe essere in inglese. Edit PL, P per polilinee per selezionare tutto, non ce ne frega niente. Selezionare oggetti, siccome le entità sotto sono bloccate, seleziono tutto, do invio, convertire, sì, unisci, sì, invio di nuovo, fino a quando non vedete la fine. A questo punto gli archi che io mi sono disegnato come singoli oggetti li ho riuniti in una polilinea. Con edita polilinea, con quell'icona, io l'ho chiamata da comando, con AutoCAD modifica 2, edita polilinea. Quindi ho due modi. Posso anche, ad esempio, ragazzi, disegnarmi con l'arco una porzione di polilinea, uscire, quindi fare invio, ricominciare un'altra polilinea sempre per arco e poi unire le polilinee che mi sono fatto a pezzi, perché edita polilinea attacca tutto. Quando è che edita polilinea fallisce l'unione? Per un motivo semplice: quando io ho degli oggetti, ho delle entità, e queste entità le vedo da lontano e penso che si tocchino, che succede? Io mi vado a chiamare edita polilinea, decido di unire questo, faccio unisci, unisco tutto, do invio, seleziono e vedo che qua non me l'ha unito. Perché? Perché unisce solamente tutte le entità che hanno il punto in comune, si toccano. Come faccio a capire se qui si toccano o meno? Seleziono tutte e due, prendo il grip che sta in mezzo, lo trascino, se non mi seguono tutte e due significa che le linee sono aperte. E quindi come faccio a unire le linee? Semplicemente prendo questo grip e con lo snap fine lo aggancio qui. Ho la sicurezza che adesso stanno vicine. Come faccio a verificare? Seleziono le linee, prendo questa, se si muovono assieme significa che condividono la stessa fine. In questo caso, se io adesso vado a fare edita polilinea, lui l'aggiunge. Un'altra cosa, non si finisce mai, edita polilinea io lo posso anche chiamare in un'altra maniera. E come? Se io ho già una polilinea attiva, mi basta fare doppio clic su una polilinea, va in edita polilinea. Ma devo avere a disposizione da doppio cliccare una polilinea. Se faccio doppio clic su una linea mi escono le proprietà. Quindi edita polilinea lo chiamo solo col doppio clic quando vado a doppio cliccare una polilinea. Poi ci sono altre proprietà, ad esempio il raccordo unisce in polilinee, ma questo lo vediamo la prossima volta. Quindi l'esercitazione vi chiede, sulla griglia ve ne potete fare quante ne volete, una grandissima o tante piccoline, di fare tre curve. Non devono essere uguali, devono essere a vostro piacere. A me interessa, l'importante è che clicchiate e ci smanettiate un poco. Una volta che avete ottenuto queste tre curve chiuse, le mettete tutte assieme, fate un pastrocchio e sperimentate questo pastrocchio con un riempimento con dei retini, 5 retini diversi, con dei tratteggi a vostro piacimento. Così vi sperimentate anche i tratteggi. Ma la cosa carina di questa esercitazione qual è? È che di queste curve ve ne prendete una, quella che vi piace di più. Vi prendete un elemento, può essere questo o anche l'altro blocco, e che succede? Probabilmente prendete questa curva qui, vi prendete il blocchettino che si chiama qui, come si chiama? QQ.
ci riuscirò. E condividi, dividete utilizzando questo come blocco. Adesso, adesso io lo faccio un po' più piccolo perché sennò esce una schifezza. Faccio dividi questo oggetto qui col blocco B per blocco, scrivo www perché questo si dovrebbe chiamare www. Allinea, quando lui mi chiede allinea sì o no, che succede? L'allineamento significa che lui riorienta il blocco seguendo quella che è la tangente della curva. Per i matematici e per quelli che massimano la derivata prima in ogni punto della curva. Derivata prima sì, la tangente. Gli dico sì, digitare il numero di segmenti, gli do 40 e succede questa cosa così. Poi dico, oh cavolo, però io qui dentro volevo un altro tipo di... Poi io questa curva la posso anche togliere e vedere che succede qua dentro. Quindi vedete, io ho dei contorni che sono particolari, ma sono tutti costruiti con elementi semplicissimi. Cioè, questa esercitazione serve anche per farvi vedere che io parto da scemenze, da elementi piccoli, stupidi, disegnati, e posso arrivare a un grado di complessità elevato semplicemente mischiando le cose. Questa cosa vi serve anche per un'altra verifica. Allora, prima di tutto, io qui mi accorgo che questi elementi sono esterni. Dico sì, ma io vorrei vedere internamente, cioè se questa cosa come potrebbe cambiare se io il modulo lo girassi e lo scalassi. Refedit, mi modifico sul posto questo, me lo ruoto, me lo scalo. Confermo e vedo quello che succede, perché tanto ormai sono posizionati. Questa cosa, un attimo ce ne andiamo ragazzi, serve anche perché l'algoritmo di AutoCAD, adesso con la 2011 l'hanno migliorato, però va sempre in crisi su una cosa: l'algoritmo di individuazione dei contorni, questo scegli punti quando io vado a cliccare, va fortemente in crisi qua sugli archi. Vedete, è impossibile definire un contorno. Io sono sicuro che lì dentro il contorno sia chiuso. L'algoritmo va in palla pesante perché quando ci sono segmenti di arco con tangenti e con archi che si toccano l'uno con l'altro, l'algoritmo di individuazione del contorno va in palla. Va in palla perché, siccome per AutoCAD le curve non sono mai definite perfettamente, ma hanno un livello di definizione al decimale, il contorno a un certo punto che fa? AutoCAD va a inserire questa cosa qui, per lui, per la sua definizione, trova un punto aperto e comincia a fare il contorno qua dentro. Poi a un certo punto esce fuori per sbaglio, arriva qui, per lui questa è una curva tangente, entra qua dentro. E quindi l'algoritmo in questo caso zompa pesantemente. Come si fa a fregarlo? Certe volte non ce la si fa. Prima di tutto io posso provare, in questo caso a me interessa il contorno, quindi i cerchi interni non mi interessano. Quindi che faccio? Refedit, io me lo sono abbreviato con ref, mi cancello i cerchi interni, esco dal comando, vado a provare a fare il contorno, e in questo caso, se vedete, i cerchi interni era quello che lo mandava in palla. Cioè il fatto che all'interno del disegno ci fossero dei cerchi tangenti facevano fallire l'individuazione del contorno. Io perché vi faccio vedere questa cosa? Perché quando andate a mettere i retini, molto spesso fallisce l'individuazione del contorno, anche se il contorno è chiuso, proprio perché lui fallisce sugli archi. Quindi dove dovete andare a vedere se il problema c'è? Su archi tangenti. E quindi mi individuate i contorni, me li estraete. Poi ovviamente questa esercitazione è abbastanza complessa, quindi vi potreste incartare in qualche punto, vi mandate una mail, non c'è fretta per la consegna, la possiamo vedere anche la volta successiva. L'importante è che adesso cominciate un po' a smanettare, fine settimana quando volete.
per ridisegnare la prima esercitazione. Uno si disegna semplicemente un triangolo equilatero, semplicissimo. Cerchio da un vertice all'altro, poi cerchio, clic, invio, cerchio, clic, invio, perché rifà sempre lo stesso cerchio. Poi taglia, prendo questo come limite e mi ridisegno le cose. Poi specchio, da qui e lui, da qui prendo questo qui e faccio specchio e poi mi separo le due cose. Questo me lo porto, scusa un attimo, questo te lo porto fuori. Il cerchio tan, i cerchi, poi o ti dividi il i cerchi qui dentro, ad esempio su una costruzione del genere, se fatta bene, che succede? Questi cerchi qui tan, devono essere tangenti a questo. Poi c'è una tangente in più, c'è una quarta, ma quindi disegna cerchio, prendo 1, 2 e poi posso prendere questo qui. Perché tanto o prendo questo è sempre la stessa.